le ruote normali, ski comune, ski rara, ski epica, e non me ne frega niente. Poi abbiamo ruota di Halloween. Wow, che bello Mr. Beast, lui sì che mi piace. E poi ruota pupuziosa, ok. Un'altra ruota horrors. No, io odio Halloween perché avevo molta paura. E tutte queste ruote horrors mi spaventano troppo. Allora, io oggi non voglio sciopazzare queste ruote, ok? Ma mi sa che sono costretto. Facciamo una cosa: se perdo una partita, allora sarò costretto a sciopare ruote horror. Mentre se la vinco, sciopo quelle di Mr. Beast. Wow! Ma che figa questa mappozza! La mappozza di Mr. Beast, finalmente ci posso sciopazzare anch'io! Aiuto! Ma che cosa sono qui? Ci sono tutti quanti! Ehi, ma che rumori strani! Poi ci sono le gabbie! Ma lì dentro c'è Mr. Beast! No, Mr. Beast, io ti salverò, tranquillo! Allora, adesso saliamo qua sopra. Io ho visto che... Oh mio Dio, che salto incredibile! Tra l'altro, guardate che skin nostra c'ho! La skin del GOAT, perché io sono il GOAT di Istanbul! Scrivete tutti quanti qua sotto nei commenti che Marzino è il GOAT di Istanbul! Ma adesso devo dirvi una cosa importantissima! 12 ottobre, mio papà vi aspetta tutti quanti per il firmacopie del suo libro a Salerno, a Corso Vittorio Emanuele, numero 56, alle ore 18! Non potete mancare, ma adesso devo fare subito un tricchettotto! Oh cavolo, sono morto. Vabbè, allora meglio non fare il tricchettotto perché è molto difficile farlo. No! Sto morendo sempre. Oh porca miseriaccia. Aspetta, ok, non posso morire. Oh cavolo, e qui si va troppo avanti. Ok, qua vado qua sopra, scendo giù. Oh mio Dio, ho schippato moltissime parti. Ora basta che vado dritto, faccio un saltino, poi faccio gli ultimi saltini qui, faccio uno, due, e sì! Mi sono qualificato! Tutto quanto grazie a lui, al suo potere, perché è sempre più bello. E poi quando ci sarà il firmacopie, mamma mia amici, dovete venire tutti quanti. Secondo me papà l'ha fatta apposta, mi ha dato il permesso di sciopazzare adesso quando ci sono le skin horrors, perché lo sapeva che mi facevano paura, cavolo. Oh mamma mia, burrito bonanza, che mappa strana. Aspetta, qui c'è un tricotto se non sbaglio, guarda. Mamma mia, ma chi sono? Il re dei trick, Maxino è il re dei trick, Maxino è il re dei trick. E qua si salta avanti sopra questi cosi in mezzo, mamma mia, sono come un ninja. Non mi ferma nessuno, nessuno. E ora aspetta che salto qua sotto così non mi prendono. Poi qui faccio un trick, mamma mia amici. Ma sono o non sono la più forte di mio papà? Secondo me sì, secondo me sono migliorato molto. Perché io in questi giorni mentre gli sciopazza, e io non posso perché adesso la carta l'ha messa, la sua carta di credito l'ha messa dentro una cassaforte ed è diventato impossibile rubargliela. Quindi in questi giorni mi sto allenando senza sciopazzare e sono migliorato veramente, veramente tanto. Ah! Ho fatto il volo dell'angelo! Allora qui si passa sotto molto facile, veloce. È perfetto! Maxino si qualifica per primo! E facciamo anche un bel balletto! Oh cavolo, però muoviti Marzino, perché sennò fai brutte figure. Laser Tracer. Oh cavolo, qui è molto difficile amici, perché devo vincere per forza, sennò poi le skin horror entreranno nel mio account, non posso passarle e io avrò molta paura. Non voglio, quindi mi impegno. Adesso attivo la Tryharding Mode. E ammazzo uno. Io quando ho paura e non voglio una cosa, io non la prendo, basta. Allora, vieni qua, adesso tagliarmi in modo brutto coniglio. Tu non vuoi venire da me e allora io ti ammazzo nei laser, hai capito? Aia, questo qui mi ha tirato un cazzottone cattivissimo. Poi guardalo, pezzo di fango, che c'è la skin di Mr. Beast. Via da me, stai lontano. Stammi lontano, pezzo di fango. Guarda qui, vuole fare tipo un trick che si chiama il super punch, che se tu poi usi il super punch ti va a fare un salto incredibile. Aiuto, aiuto.
Che paura! Che cacca sta sotto! Mi sto sentendo molto burger in questo momento perché sto facendo molta cacca. Allora, aspetta, qua vado, devo cercare di eliminarli. Ecco qua, prendi questo! No, che palle, sei riuscito a salvare anche adesso! Aiuto! Stammi lontano! Stammi lontano, Mr. Beast! Stammi lontano! Ok, abbiamo eliminato quest'altro! Ora siamo uno contro uno! Io e l'altro pro players! Bah! Ok! Ok, no! Ah! No! Fare questi, volevo sciupare le ruote di Mr. Beast, erano così belle. Faccio solo uno spinettino perché poi di più ho paura. Cioè, ne facciamo una volta perché devo un attimino. Chi lo fa? Non guardo, sono tu. Ma quanti schizzano? Come ci sono le epiche, le mitiche? Perché questo scheletro balla la Macarena? Io lo sento che fa Macarena. Ma poi con quel baffo secondo me ammazza le persone. È tutto rosso perché è sporco di sangue. Io lo sapevo che questa ruota è orribile. Che per fortuna poi... Aspetta, ma costa 500 gemme? Cioè io sto buttando tutte queste gemme per una ruota che non voglio. Ci facciamo un altro spin. A sto punto mi sa che sono costretta a trovarle tutte quante. No! Io oggi pingo. Pingo non vuol dire che laggo, ma piango. Pingo pallino. Non lo so, vediamo un po'. Lei ha un brutto nome, si chiama Piccola Morte. Io non voglio morire, sono troppo giovane per morire. Aiutami tu, amico mio. Amico mio? Ma perché sei solo un occhio volante? Aiuto! Oggi è tutto horror! Io ho paura! Faccio un'altra spinnata, ok? Un'altra. Adesso speriamo di trovare qual è la skin meno spaurosa. Spaurosa era proprio questa qui della Macarena. Oh no, siamo fregati! Siamo fregati! Ora ci escono tutte cose horrors! Allora, andiamo un po'. Mitica! Porca miseria, questo qui è proprio il teschio della muerte con la falce. Adesso io vado a vincere la prossima perché voglio le ruote di Mr. Beast. Basta horror. Ma poi erano così belle le skin nostre, i puffi erano così tranquilli, allegri. Ma ci vanno noi puffi, siamo così, non facciamo paura a Maxine. E noi invece sì, le skin super spaurose. Non ce la faccio a giocare con queste skin, cavolo. Allora non devo mai guardarlo in faccia. Non devo mai guardarlo in faccia. Mai, mai. Maxine, ma ha detto qualcosa o sbaglio? Scusami, puoi ripetere un attimo? Ho detto che ti mangio. Me lo sono immaginato o l'avete sentito anche voi? Ha detto che vuole mangiarmi. Non ho mai sentito una skin parlare, vuol dire che c'è qualcosa che non quadra. Oh, porca miseria. Se non vinci ti mangio. What the fuck? Cosa? Se non vinco mi mangi? Ok, va bene. Allora vinco come? Sì che vinco, certo che vinco! Se prima sono arrivato secondo, adesso arrivo primo per forza, perché io prima sapevo fossero spaventosi, spaurosi, ma non così tanto, cavolo! Oh no, sono morto, questa proprio non ci voleva. Allora, adesso piano, non posso più fare errori. Adesso basta che vado avanti, utilizzo anche la pallonzola per fare trick e saltare le cose, perfetto. Faccio così, no! Sono caduta! Ok, piano, qua aspettiamo un pochino che c'è. Beh, sciopare subito le ruote horror, muoviti! Dai, no, ma poi meno male che si è dimenticato che forse doveva mangiarmi. Va bene, allora devo continuare a sciopare le ruote horror, ma io voglio sciopare anche queste qui. Però io voglio anche i limonetots di Halloween, non ne ho abbastanza, ne ho soltanto 90. Come faccio a prendere anche gli altri? Vabbè, facciamoci questi tre spinnetti di questo con molta calma e ci dà... Oh mamma mia, ma questo occhio orribile! Ma aspetta un attimo, questo occhio è come quel pupazzetto che avevo prima in mano! Mi sta perseguitando! È venuto qui nella vita reale a mangiarmi! Ecco, è colpa sua! È lui che la mi va!
mangia. Ma come fa a mangiarmi se non c'ha la bocca? Cioè, è letteralmente soltanto un occhio, non capisco. Però vabbè, secondo me c'è qualcosa che non quadra. C'è qualcosa che non quadra in quel pupazzo, che per il momento è ancora lì, ma stammi lontano. E vabbè, a questo punto ci tocca fare un altro spendi questo. 500 gemme per avere ancora altra paura. Andiamo, vai! Mamma mia! Un'altra leggendaria! Wow, però non abbiamo trovato doppioni! E meno male che questa si è girata al contrario, così non la vedo in faccia via! Non mi guardare! Riscuotiamo un po' di premi, perché qui ci sono almeno qualcosa di interessante, forse. Non lo so, vabbè, io prendo tutto. Poi qua mi prendo questo. E basta, anche altre 10 monetozze di Halloween. E posso farmi un altro spinnetto? No, me ne servono 30. Vabbè, meglio così. Vabbè, allora adesso cerco di saltare un'altra partita di vincerla questa volta. Così magari vado a sciapazzare quelle di Mr. Beast. Grazie. Perché non posso? Perché non posso? Non mi mandare! Amici, non posso cliccare, perché? Hai shoppato troppo poco! Continua! Spaventati! Come un'altra! Ma ho finito le gemme! Oh cavolo, quindi adesso mi tocca shoppazzare pure per prendere le rune horror! Vabbè, a sto punto mi shoppazzo questa offerta qui da 12 orozzi, che mi dà 2800 gemme e pure 550 monete di Mr. Beast, che tanto dopo sicuramente andremo a spenderle! Perché io voglio shoppare anche quello, non voglio soltanto le rune horror! E voilà! Wow, vedi, Mr. Beast è molto più bello rispetto alle skin horrors. Io mi sa che finché poi non le trovo tutte e Mr. Halloween o scheletrone poi non mi fa andare avanti. Quindi dovrò trovare sicuramente la mitica per poter sopravvivere. L'ho trovata! Le abbiamo veramente tutte! Adesso non mi deluderò! Mi sono rotto le scatoline di sciopazzare queste skin horrors! Quindi ho detto basta! Ah! Oh cavolo, sono caduto nelle spine, che male! Va bene, adesso piano. Ok, perfetto, tutto regolare e tranquillo. Sto andando con molta calma, però adesso voglio fare il tricchettozzo. Voglio fare il tricchettozzo perché poi io ho paura di toccare qui il laser qui davanti. Quindi col tricchettozzo secondo me riusciamo a essere molto più tranquilli. Perfetto, qui passiamo, molto facile. Allora, qui bisogna metterci qua e dobbiamo andare dritti per dritti. Wow, che tricchettozzo incredibile, amici. Oh no, raga, ma dai, ma sono morto alla fine. No, così sto perdendo troppo tempo. No, vabbè, allora mi devo fare il laser, cavolo. E avevo pure finito, che no. Oh cavolo, mi sa che qua non finisco. Qui si salta un bel po' di strada, speriamo di non farci prendere i laseroni. Ora qui saliamo qua sopra, forse ce la facciamo comunque. Forse riusciamo a salvarci. Oh no. Ok, ti prego. Ok, almeno ce l'abbiamo fatta, è tutto a posto. Lost Temple, oh cavolo. Ma quella skin della morte, che cos'è? Non l'avevo mai vista prima. Oh no. Mi fa paura, stammi lontano. Via da me, brutta skin della morte. Anzi, aspetta che ti devo tirare un cazzottone. Skin della morte, schifosa, lurida. Ok, qua faccio così. Mi sono salvato meno, meno male. Allora adesso, mamma mia, appena la vedo quella skin della morte Gli tiro un cazzottone che se lo ricorda per tutta la vita, cavolo. Ora qui saltiamo qua, tranquilli. E dovremmo qualificarci senza problemi, in teoria. Io non voglio avere problemi. Io voglio vincere questa partita e portarmi a casa le skin di Mr. Beast. Cavolo, la finale di nuovo in questa mappa? E va bene, tanto sono migliorato. Sono forte, non ho paura di niente e di nessuno. L'importante è che non muoio lì dove sta. No, sono morto proprio qui. Vabbè, però mi ha fatto respawnare qua. Non è un problema. Allora, basta che non mi prendono le palle. Ok, mi ha preso, ma sono volato via non si sa come. E adesso muoviamoci. No! Non devo prendere palle in faccia. Basta, tento il tutto per tutto con il... Però mi sa che non ce la faccio, perché lì li vedevo troppo avanti. Secondo me non riuscirò mai a recuperarlo. No, guardalo quel maledetto pollo. Maxi non riesce mai a vincere. Ho la dieta, e ora come faccio? Ora devi ancora shoppare, scarso.
Ma sai che ti dico? Succa! Io non ti sciappo niente, horror! Adesso vado a prendere una skin qualsiasi. Anzi, vado a prendere proprio il puffetto. Ecco qua, dov'è il puffetto? Grande puffo, vai, grande puffo. Così non mi dite proprio più niente. Io ora mi vado a sciappare le skin di Mr. Beast. Oh yeah! Vabbè, a quel paese, stupide skin horror. Dai, ho sciopparlo tutto e non posso sciopparmi ancora, avete capito? E qui, porca miseria, ma quante ce ne vogliono per trovare tutte queste invece? E qua mi tocca sciopazzare un patrimonio del mondo! Incredibile, incredibile, va bene. Allora, adesso che abbiamo scacciato tutte le entità horrorose, sono molto più tranquillo. E quindi posso prendere in mano il mio Libranzolo! Sì, adesso è molto, molto meglio. Altre 5 specie. Wow, ma questo robot è clamoroso! È Mazinga Bot! E poi c'è Uomo Pizza! Che bello! Uomo Pizza! Mr. Beast Pizza è molto buona la pizza. La pizza è molto meglio del sushi, perché il sushi mi puzza un po', eh. Il pesce non mi piace, il pesce puzza. E invece la pizza no, è molto buona. E intanto siamo a 17 su 90, quindi qua secondo me ci tocca ancora fare molti spinnetti. E secondo me con solo 12 euro non ce la facciamo. Abbiamo bisogno di molte più monete, dato che ne abbiamo soltanto 500. Quindi con 500 non sono nemmeno 20 spinnetti. Mamma mia, la vedo veramente difficile. Vabbè, io ne voglio sbloccare almeno una. Almeno una voglio sbloccarla. Sbloccare anche le skin dei Puffis, che sono rimasti un pochino, meno male. Però io qua, mi sa che paura già la sbloccate. Manca soltanto la mitica e speriamo di trovarla. Magari abbiamo una botta di fortuna, sai. Con il libro tutto è possibile. Sì, 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 io lo so che funziona così. Dai, dammi la mitica, dai, dai, dammi la mitica, dai, dai. No, neanche se faccio la voce dolce me la dà. È sicuramente antipatico, però fammelo dire. Scherzavo, non me l'ha data nemmeno adesso. Oh, però questa puffetta è molto carina. Non è la puffetta, no, no, tu che cosa vuoi? Sei incazzato. Guarda, io e papà, quello lì sopra sono io. E questo è papà dopo che gli ho rubato i soldi sulla carta, che è molto incazzoso. Eh sì. Altri 6 spinnetti di Mr. Beast, perché poi non ne posso fare altri dato che sono finiti. Però mi sa che vado a sciopazzare ancora un po', perché qua è troppo poco. Io non posso sciopazzare così poco. Io voglio di più. Oggi mamma mi ha dato il permesso e 12 euro sarebbe veramente troppo poco per me. Quindi sciopiamo molto di più. Intanto altre 6 pizze. Oggi voglio la skin della pizza. Almeno la skin della pizza e poi basta. Sto bene così. Vai, 4 speciali. Piano piano ci arriviamo a 130. È una scalata molto dura e difficile. Quasi difficile come bere un bicchiere di acqua gassata. Quello sì che è difficile. Ma adesso 6 pizze. Gnam. Però con tutte queste pizze mi sa che diventiamo cicciottelli. Perfetto. Altri 550 getto zozzi. E adesso andiamo. Wow, i getto zozzi. Interessante. È un bel nome per chiamare i gettoni. I getto zozzi. Bello, bello, mi piace. Da oggi li chiameremo tutti quanti i getto zozzi. E ora vai, gira, gira. Oh, la mitica non esce mai. E la pizza esce sempre. Secondo me una volta che l'abbiamo completata, questa pizza ci uscirà talmente tante volte che ci sarà proprio sulle scatole. E infatti vedi, pizza box. Chissà se dentro c'è veramente una pizza, perché secondo me ci dubito. Cioè, analizziamola bene, tanto esce sempre. Ma no, non mi è uscita la mila speciale, quindi no. Però appena esce di nuovo la pizza, analizziamo, perché secondo me dentro non c'è davvero una pizza. Vedi, perché qui c'è lo scatolo e dentro c'è Mr. Beast. È un costume, quindi non è una vera pizza. Cioè, se la trovo non mi mandano la pizza a casa. Guardate, è vuota dentro. Uffa, mi hanno rovinato un sogno. L'abbiamo quasi trovata. Ne mancano solo 6. Che figo, che figo. Qua, eccole. Proprio, allora ne mancavano 4. Vabbè, la matematica non è proprio il mio forte. Però abbiamo trovato Mr. Beast Pizza. Che bello. Sono contento. E ora inizio a darmi anche le mitiche. Wow, questa è proprio bella. Mr. Beast che surfa sul dollarozzo. Wow. Basta pizza. Ok, vedete, basta pizza. Non ne voglio più. Dove sei, pizza? Ah! Pizza! Vieni subito qui, pizza, che qua c'è gente brutta che non voglio vedere. Oh mio Dio, anche lui è orribile. Oh, dov'è la pizza? Dov'è la pizza? Eccola. Mettila subito e torna subito via. Mamma mia. Vabbè, per trovare queste due skinnozze secondo me serviranno 100 miliardi di euro. Ma le troveremo sicuramente. Questo non è un problema. Ma per il momento, amici, io voglio fare 10 spin dei puffi per vedere se trovo la mitica puffa.
solo sopra, perché se la trovo io sono molto più contento. E poi me ne vado, perché non sia mai si risvegliano gli orrorini lì, tutti quelle schiene orrorose che poi mi obbligano. Sì! Che bello! Avete visto, amici? Avete visto? Avevo ragione! E adesso pure la skin mitica! Wow, wow, wow! Baby Maxino è più fortunato perché c'è il libro non solo! Anzi, sapete una cosa? Io sono più fortunato di tutti! Perché ne ho tre! Ecco, a te la fortuna aumenta ancora di più! E infatti abbiamo visto che abbiamo subito trovato la skinnozza! E vabbè, adesso finiti di spin! No, vabbè, non mi interessa, tanto stavano finendo! E che cosa mi dai? Crack! Mamma mia, quanto sei brutto con quelle corna! Ah, ce n'è un altro ancora! Wow! Wow, quanti spinetti! No! Almeno male che non è uscito quel tizio con solo un occhio! Ancora un altro! Ma quanti spin sono? Meno male che quel tizio con gli occhi non esce! È uscito! No, basta! Mi fa troppa paura! Io me ne vado! Ciao, amici!